un riconoscimento doveroso che la città di Nocera Inferiore doveva per il grande rapporto con l'esercito italiano che si è consumato negli anni sino ad oggi e che probabilmente continuerà ancora grazie alla presenza del battaglione Vulture che si occupa di trasmissioni. Lo ha detto il sindaco Manlio Torquato durante la conferenza stampa. Infatti il piazzale antistante alla caserma Libroia si chiamerà piazzale dell'esercito italiano. Che cosa può ancora rappresentare l'esercito per questa città? L'esercito per questa città può comunque rappresentare sempre un presidio delle istituzioni che ha dimostrato il proprio valore nel tempo, nelle calamità naturali, in tutte le problematiche che hanno investito in qualche modo la città e la zona della Cronocerino Sarnese. Ha un grande significato pensare a un piazzale dell'esercito italiano di fronte alla Libroia. È importante anche il momento storico scelto perché quest'anno è il centenario della Grande Guerra e quindi è anche un modo per ricordare tutti i ragazzi italiani che in quella guerra morirono affinché l'Italia diventasse quella che è oggi. Oggi in quella caserma c'è un'attività importante, quella delle trasmissioni, no? Che in questo momento sono di grande valenza, immagino anche per la strategia di difesa italiana. Attualmente la caserma ha una sua vita, quanti uomini ci sono, insomma ha una sua realtà? La caserma ha una sua vita, ha una sua realtà, ha un ruolo importantissimo per la nazione, perché per una grande fetta dell'Italia la caserma si occupa di mantenere tutta la parte di telecomunicazioni che parte dal singolo telefono ed arriva ai grandi sistemi informatici diventando così anche uno dei punti in cui maggiormente le tecnologie entrano nelle forze armate ed entrano veramente le ultime tecnologie disponibili nel mondo. Il bersagliere per antonomasia rappresenta l'esercito, ma non nel senso bellico, ma nel senso civile, perché per necessità, se dobbiamo difendere la nazione, siamo in grado culturalmente e fisicamente di farlo, ma soprattutto siamo integrati nella società italiana, siamo il soldato di papà e mostriamo con le nostre iniziative sempre presenti una sensibilità culturale, una sensibilità musicale, una sensibilità sociale. Domani la fanfara ha un belle cose da fare domani sera a Nocera. È stata una iniziativa promossa da noi, dalla sezione bersaglieri dell'Agro Nocerino, in sinergia con l'amministrazione comunale e con il comando della caserma Libroia. Domani dobbiamo preannunciare necessariamente, essendo che la manifestazione si svolge in periferia, preannunciare questa manifestazione. Allora la fanfara scrimiera di Eboli verrà qui domani sera, farà un concerto itinerante e concluderà con un concerto finale in piazza Diaz alle ore 20:30.